Giovanni Boine, Il peccato e il peccatore. L'avventura cominciò qualche anno dopo che egli se n'era, finiti gli studi, tornato a casa. Fece molto rumore in paese. La gente aveva avuto fino allora di lui un certo diffidente rispetto, come per uno che è d'altra razza che noi, che opina e fa diversamente da noi, che non si cura di noi, ma di cui qualcosa precisamente di male nessuno può dire. Vivendo senza fissa occupazione nell'agio, noncurante e discreto di una famiglia di patrizi antichi, i saggi mercanti, i vari ragionieri guadagnadenaro della città, dicevano di lui che perdeva il suo tempo. E che fa? Perde il suo tempo? Le vecchie signore beghine, i fabbriceri del parroco, se ben si togliesse sempre con il rispetto il cappello quando passava il Santissimo e venisse spesso in chiesa alla messa e ci stesse come si deve serio, senza fare all'occhiate ai segnali con le ragazze imparata, sospettavan di lui. S'eran sentite certe voci su di lui di quando era agli studi e par che avesse detto che egli al catechismo nelle scuole non ci teneva granché. Pei politicanti del consiglio comunale egli era un originale. Non si capiva cos'era. Aveva scritto sul giornale del sito in pro che so io della scuola serale e poi detto male del discorso del tal e del tal'altro al comizio del 1° maggio passato. Dunque non è socialista. Si mescolava del resto di rado nelle conversazioni a caffè. Non giocava. Che avesse donne nessuno per allora sapeva. Le compagnie allegre, quelle che restan di notte fino alle 2 in schiamazzi a far la seratona alla bella, o si spandon fra le quinte in teatro l'inverno a pizzicar le coriste, i giovanotti che capiscono la vita e se la godono. Quelli lo avevano un poco in concetto tra di prete e babbeo. Le parole che avete sentito sono le parole di Giovanni Boine. Questo che parla è Giovanni Boine. Il romanzo, no, non è un romanzo, Boine lo definisce un quasi romanzo, non è affatto un romanzo. È una novella lunga in cui lui narra una sua avventura particolare che ha a che fare col peccato. Allora, questo è un libro del 1914, Boine sta a Porto Maurizio, più o meno dal 1910, ha 24 anni, è nato nel 1887, che qui a Baiardo è un'annata che conoscete bene per via del terremoto, quindi condivide, come dire, l'annata proprio con un evento catastrofico importante per tutta la Liguria, ma insomma non solo. E concepisce amore in un certo senso mentre arriva a Porto Maurizio malato di tisi, perché voi dovete immaginarvi che Boine è un ragazzo di 1,90 m che da un giorno all'altro a Milano, mentre sta studiando, non riesce a sollevare una sedia per sedersi a tavola. Gli diagnosticano la tisi e quindi lui sarà molto famoso a Porto Maurizio per le sue passeggiate con questo bastone e altissimo, vestito di nero o con i baffi o con la barba. Un giorno va ad ascoltare per puro caso una messa cantata nella chiesa che è proprio all'inizio di Porto Maurizio, che la trovate all'inizio di Via Nizza attualmente, e lì sente cantare una suora. Questa suora è una soprano ed è bravissima, conosciutissima, e talmente conosciuta che Giuseppe Conte, che quando mi fece la prefazione alla mia edizione del Peccato ed altre cose, aveva raccontato che il nonno
andava a Porto Maurizio a sentire questa suora, quindi era molto famosa. Su questo evento di vita reale, di vita vissuta, Giovanni Boine crea quello che avete sentito, cioè una sorta di monologo interiore, un monologo interiore talmente caratteristico che a dare retta a certi studi, James Joyce a Trieste, che leggeva direttamente in inglese e in italiano, all'epoca scriveva anche direttamente in italiano, avrebbe avuto proprio il peccato ed altre cose di Boine per scrivere quello che diventerà l'Ulisse. Monologo interiore che deriva dal monologo drammatico e quindi tante parole. Questo che avete sentito è proprio l'incipit del romanzo, un incipit che io ho visto anche manoscritto. E non vi rendete conto, ma ogni tanto ci sono delle parentesi all'interno, delle parentesi talmente lunghe che Boine nel manoscritto non è in grado di capire dove inserire e vengono inserite successivamente, per cui lui le scrive proprio sui margini del foglio e poi si riserva successivamente la decisione di inserirle in un punto o in un altro. È quindi un monologo interiore. Ed è talmente un monologo che questo libro di fatto si sovrappone alla vita reale dell'autore e parte da un evento realmente esistito, ossia questa suora che canta in chiesa e un giovane di 24 anni con la tisi che se ne innamora. L'aveva conosciuta così l'anno prima. Non aveva detto della cosa a nessuno. Gli pareva un segreto, ma la clausura, diceva fra sé, non ha rotta così la clausura? Forse no, perché se era in chiesa e non in convento. E poi questa era una riforma recente dell'ordine e non ne conosceva le regole bene. E com'era intelligente. E che cose fini gli aveva detto su Santa Teresa e sulla musica antica. E come era donna e vivace in mezzo a questo suo mondo zitto e composto. E come era ingenua e bimba nel raccontare. E come era bella, come dunque non veder che era bella. Pensandoci piano piano, quella essere suora ancora, è lì come in collegio a 21 anni. E manco a dirlo, due giorni appresso, passata la festa, era tornato col suo bacca al convento. Aveva cercato del cappellano prima e poiché era fuori in affare, era entrato dunque aspettando in chiesa dove l'armonium si spandeva queto. S'era seduto, un poco voltato verso la grata verde e la balaustra in alto, sulle ginocchia il cappello e il rotolo. Ed era stato un'ora così. L'armonium provava ora una laude, girar tratto tratto di fogli, tonfo di registri mutati, qua e là, nota come per ben fissarla, cantata, tranquillo affaccendarsi di chi solo, senza sospetto, fa le sue cose intento e imparava. Poi s'era udito il rumore di uno sgabello smosso, il fruscio del solito passo e il viso di Suora Maria fra le liste fitte e incrociate. Egli aveva mostrato il rotolo e fatto segno che Don Lindo non c'era. Il viso alla grata era sparito. Silenzio. S'era aperta poco dopo la porticina in un canto ed era apparsa seria la suora. S'era alzato, s'era accostato, aveva porto il pacco e zitto. Ella lo aveva preso ed aperto lo aveva scorso con compiacenza curiosa e chiesto piano: «Posso tenerlo? Quanto vuole? Lo ridarò a Don Lindo. Grazie». Aveva salutato cennando ed era rientrata rapida. Il domani l'armonium tentava qua e là il sereno e profondo Natale di Bach. Fu l'armonium e questo frequente prestare di musica a far da galeotto. Fu l'armonium
l'estate dell'anno innanzi. L'inverno aveva passato mezzo via in città per studi ed affari. Ci furono delle pause e delle riprese d'inquanto. Tutto, tutto non si ricordava. Ci furono delle cose che certo incoscientemente lo avevano legato a lei e lei a lui, che egli ora non poteva riordinarsi e specificarsi dinanzi. Certo ci furono delle cose da nulla che gli sfuggirono quando lo fece, ed anche in gran parte quando poi ci pensò, che prepararono dentro di lui poco a poco ciò che da ultimo accadde. E la più strana e più forte, certo fu, questo suo ostinarsi. Chissà perché, non ce n'era ragione allora di farlo, questo suo capriccio di non parlar di tutto ciò mai con nessuno, nemmeno ai più intimi amici. Fu che egli, senza volere, s'era dentro creata come una nicchia di segreto romantico, dove ci stava un religioso ondeggiamento d'armonium, una figura di giovane monaca, da nessuno conosciuta e solo da lui. L'inverno e la primavera le aveva passati mezzo in città, lontano, e mezzi suoi poderi in vallata. Andava, tornava, era infine occupato. Ma quando tornava e restava una settimana in paese, il pomeriggio lo passava nella chiesa, al convento. Ed era come dire di casa. La chiesa era vuota e quando la suora si accorgeva di lui, gli sorrideva passando di lassù dalla grata, gli faceva festa col viso e gli occhi, come a dir «bentornato». Se egli aveva trovato dal libraio in città musica nuova, un'edizione recente della Passione di San Matteo, un Handel bello, un brano di Monteverde, le portò uno alla volta e le portò il «Lasciatemi morire» dell'Arianna di Monteverde, tutta angosciata di passione e d'amore, e sorrideva tra sé come di un tiro che le avesse giocato e di una innocente bizzarria. Ma ella lo cantò e lo suonò nella chiesa meravigliosamente con una sua certa incosciente infantile ingenuità che profanazione non c'era. Se aveva trovata musica nuova, la passava a Don Lindo ed attraverso Don Lindo, attraverso gli spartiti passati, e una curiosa amicizia si era pian piano stretta fra i due. Allora, dov'è il peccato? Il peccato è che si innamora di una suora. Allora, non potete non riportare alla mente la storia della monaca di Monza. Qual è la differenza? Questa è una novizia, ossia è una ragazza giovane che non è ancora entrata definitivamente in convento e quindi in quanto novizia è un pochettino più aperta, diciamo, no? E dell'armonium, ossia appunto è proprio la musica il galeotto di questi incontri. Perché in realtà appunto è attraverso la musica che questi due comunicano. Dov'è il peccato? Il peccato è anche solo il pensiero. Perché? Perché Boine non è un cattolico come tutti gli altri, è un modernista. Il modernismo che era stato condannato dalla Chiesa ufficiale, il modernismo è qualcosa di che vuole cercare sostanzialmente di conciliare la razionalità con la fede in un certo senso, e quindi il modernismo è qualcosa di nuovo, già condannato, ma Boine è famoso perché aveva collaborato alle riviste moderniste, in particolare Rinnovamento, che è una rivista di Milano. E quindi è tormentato. Il tormento che si porta dietro lo riversa tutto in questa storia, che peraltro, come sentite, è ancora un monologo interiore,
in cui lui racconta più che altro, più che gli eventi, e lo sentite bene, non sono gli eventi, ma è la risonanza di quel minimo evento che porta nella persona di questo personaggio principale, questo protagonista, che tra l'altro si chiama Signor B, quindi ovviamente è Giovanni Boyne, ed è un personaggio che appunto a tutti gli effetti è lui, perché qui avviene uno sdoppiamento. Boyne fisicamente sta scrivendo una storia, ma se vi ricordate prima diceva l'anno avanti, l'anno scorso sostanzialmente, perché in realtà lui la scrive in presa diretta quasi, e questo è perché per via della sua malattia lui sente i giorni contati, e sentendo i giorni contati le sue storie sono tratte dalla sua vita personale e vengono raccontate quasi in diretta, come se fosse un diario. Potremmo anche definirlo una specie di diario, perché questo sostanzialmente è il peccato, un diario di una storia d'amore sognata, perché in realtà, nella realtà, come per la monaca di Monza non è giovane, e quindi tutta la vicenda nei Promessi Sposi è di una donna adulta, matura, che è già monaca da parecchio tempo. Qui ovviamente la monaca reale, quella che è realmente vissuta a Porto Marizia in quel periodo, è una monaca più anziana di Boyne, mentre invece Boyne la fa più giovane, quasi coetanea, proprio perché questo sentire, immagina questo sentire comune. Maria, una parte naturalmente dell'innocenza della compagna di Boyne dell'epoca, con cui diciamo aveva intrecciato una relazione particolare, una relazione perché Maria Gorleo era la vedova di un carrettiere con una figlia, e Boyne ci intreccia questa relazione. La chiama Maria, la chiama, ha lo stesso identico nome, quindi una parte dell'innocenza di questa popolana che lui ama a Porto Marizio si riversa in questa giovane cantante, in questa giovane soprano che per vari motivi non riesce a, come dire, ad accettare del tutto questa vita di convento. Salire su ai lecci era facile. Si rizzò agile e rapido, e come scavalcato il muro sentì sotto i piedi il tondeggiar delle ghiande. Si chinò come da bimbo, pronto, ridente, a raccoglierne, ma sportosi all'altra cinta di fra i cocci di vetro, a fatica si vedevan giù bassi come in un pozzo i solchi soffici uguali ed i cespi d'ortaglia. Era diffusa per l'aria una freschezza chiara e veniva dal mare, il rumore dell'onda un po' mossa. I lecci stavano immobili, scuri di sopra il suo capo, senza stormire. Un odore di terra umidiccia e di muschio si levava d'intorno. Una finestra di là dal convento alle case del ponte, rossa in una gran chiazza scura, luceva come a fissarlo. A sinistra, più in alto, indecisa la massa enorme contro il cielo stellato del già dormente paese, con le rade accese collane, dei fanali giallicci. Il convento zitto e tutto chiuso. Di là i suoi tetti sghembi e del campaniletto a punta forato sentivi l'ondoso allargarsi del mare. Attese. Di qui è ridicolo. Come ha potuto pensare che io possa sentire? Bisognerebbe che parlasse forte da svegliare anche i sordi. Guattava intorno da monello che medita il colpo. Faceva calcoli, pigliava misure svelte con l'occhio. Non un pensiero assolutamente, niente del turbamento passato. Come se non avesse coscienza quasi di ciò che faceva. Bisogna o sentirla di qui o scendere giù a sentirla nell'orto. Ed il muro qui era di 6 metri, ma c'era una pergola di viti in basso e c'erano dei cespi di rose che lei non si sarebbe potuta accostare, e il convento era troppo vicino. Attese queto. Toglieva i vetri, i fondi di bottiglia, i bicchieri rotti e taglienti incastrati sulla cresta calcinosa, con le dita forzando. Fece posto bene e sedette a cavalcioni. Non udì qualcuno che s'avanzava fra i solchi, lento. Se ne accorse che era sotto lui, fuor dalla pergola, d'un tratto. «Sor Maria!»
Il frangersi ghiaioso del mare sembrava ora echeggiare e rotolare per l'aria più forte. Pensò: ma qui è inutile, bisognerebbe gridare. Si sporse fuori tutto, risoluto volteggiò, poggiando alla cresta con le mani, col ventre e secondo una ginnastica usata, forzando con le punte dei piedi contro il ruvidore del mare, del muro, si lanciò giù e pendere giù. La pergola era sotto circa 3 metri. Rimase un istante macchia allungata, più scura sul fondo, piatto a strapiombo, si torse a guardare, a pigliar bene la mira e schiantò giù d'un tratto scrosciando. La donna, che era rimasta attenta a guardare, represse un grido e si precipitò fra i pali strappati e le viti, si precipitò pronta chiedendo, le soffiò immobile, ferma, e stette, ed anch'essa qualche minuto in ascolto, affondato, nascosto fra l'aggroviglio del fogliame e dei rami. Come niente si mosse, non sentiva che il mare e il rapido tuffo del cuore dentro alle orecchie. Si districò svelto ed uscì. «Male?» chiese ansando la donna. «Qualcosa di caldo e un bruciore, ora sì, un dolore vivo, sopra del polso nel braccio sentì. Forse un chiodo o un vetro lassù volteggiando». Rimboccò con l'altra mano la manica e guardando un po' di sangue qui. Sangue! La donna gli afferrò il braccio, vi chinò gli occhi su anche lei, sbigottita, tremante a guardare, lamentando. E perché saltar giù? E perché saltar giù? Trasalì, stupito. Era? Non era? Il capo innanzi a lui, chino al suo braccio, non bendato, non velato, era. Capelli sciolti e lunghi, lunghi sì, ma maltrattenuti sul collo e giù pel corpo, non il mantello, l'abito solo in figura d'una veste femminile comuna, stretto dalla cinta sui fianchi. Non osò dire. La donna si lamentava sommessa. Cola, cola forte, uno strappo d'un palmo e l'attirava dicendo «Venga, venga!» verso una gran botte ritta fra i solchi dove gorgogliava dell'acqua, vi bagnò delle tele, gli pigliò le stessa di tasca senza chiedere i fazzoletti, lavava e curva fissava, cola, cola sempre, lo fece sedere su di un tronco abbattuto, sedette accanto, curva e fissava, cola, ma cola sempre, e fasciava attenta e stringeva. Era una donna, sentivi sotto l'abito lieve l'ansimare del petto, le ciocche abbondanti ai lati del viso in 2 bande giù, la radice del collo bianca, nuda, fin giù. Era una donna, ma com'ebbe finito si scosse, sembrò smarrita, volle muoversi, alzarsi e la tenne. «E come risale ora?» chiese spaurita. «Risalirò!» I muri tutt'intorno cingevano altissimi, da un lato pesanti cipressi e lecci enormi, dall'altro a mare ombrosi, il campanile e indeciso il convento, accosciato come una gran bestia torpidamente dormiente, su brillanti pungenti d'argento nel cavo le stelle. Gli parve tremasse, non la chiamò più suora, la fissava, chiese come non pensando che avesse, ma ho la febbre, ed ebbe un sussulto improvviso pel corpo e le si fece rauca la voce a scatti, oh, la febbre, l'ho fatto venire perché ho deciso di uscire, ma non mi lasciano, dopodimani vogliono che io parta, vogliono chiudermi ancora e dove non so, e dicono che è il demonio che io mi perdo, ma niente, se io rimango qui, sì, mi perdo, ho vergogna di portarlo quest'abito, da ieri non ho messe né bende, né cilicio né velo, non voglio più profanare. Ansava, un carro giù nella strada a mare passava attimo lieve nella chioma nera del parco. E se non vogliono loro, dal vescovo andrò io, i voti miei sono solvibili, so ma non vogliono, chiedono il perché,
E il perché io l'ho detto, qui non ci vivo più, dicono che sarebbe uno scandalo e che l'ordine è recente, che sono cose che passano, angosce di gioventù, e che infine ciò è dannoso e scandaloso per tutti. Hanno fatto preghiere in coro, tutti insieme, vogliono che io preghi, che io preghi. Mi serrano in cella a pregare, Dio, Dio mio, io non so più nulla, non intendo più. Bisogna che io esca, sì, che io esca. E se nessuno mi darà una mano, io mi guadagnerò da sola da vivere. Io esco così come sono. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma! Era una bimba piangente. Era una donna, un cuor vivo in angosce. Coperse con le mani il viso in singhiozzi. Egli l'accarezzò meccanica, come a quietarla, zitta. Pareva pensare, ma era vuoto dentro. Aveva dinanzi come una mosca impertinente il viso volpino e gli occhi del gazzettiere Paglietta. E poi questa voce: dove caschi? Dove caschi tu dunque? E il bisbigliare e il fare impacciato della servente di sua madre per casa, come egli fosse stretta l'anima e non vedesse più, come dentro gli si fosse seccata ogni cosa e il cuore. Dargli del denaro, questo pensò. Scrivere a tua cugina Paolina che l'aspetti alla stazione a Genova e la collochi lei. Ma questa immagine della stazione fumosa, coi treni in moto, i binari e i fischi e i facchini e le valigie e la gente. Lo fissò netta e stante. Ci vide in mezzo lei che piangeva e lì accanto lei, coi capelli giù, sciolti e la cinta e l'abito nero. Si turbò. Sentì la vergogna sua alle guance e la commozione fondergli dentro. Perbacco. Ma il prete dei bimbi bisognerà pur che ci pensi. E si intensano, vide di nuovo la servente, la madre, in un canto, in sussurri. Sentì come un sussurro spandersi intorno per le piazze, le vie della città e delle case. Vide i mille occhi su lui e i sorrisi e le rise e l'impaccio del camminare per strada e i dubbi. E i commenti. Ci penserò io adesso. Avete udito almeno due elementi montaliani. Uno sono i cocci di bottiglia. Se voi andate a Porto e fate la salita del Monte Calvario, perché in cima c'è il Calvario Imperia, trovate lo stesso muro con gli stessi cocci di cui sta parlando Boine. Cioè, sono ancora lì. E quindi vale la pena di dire almeno che Montale si era letto questo testo sulla Riviera Ligure quando era stato pubblicato a puntate. E è stato di fondamentale importanza. Un'influenza ha esercitato Boine su Montale, o anche, giusto per rimanere nel ponente, su un altro autore fondamentale, solo che è irriconoscibile l'influenza, che è Francesco Biamonti. Francesco Biamonti ha subito influenza da parte di Boine. Certo che Biamonti è più secco e Boine è molto, molto più verboso da vari punti di vista. Un elemento è questo, l'altro elemento è quello della stazione, perché se ci pensate c'è un mottetto nelle occasioni di Montale dove si parla di, appunto, di fischi dei treni, di facchini, di movimenti, eccetera. Insomma, chiudo dicendo che è non è un romanzo, è un monologo, diciamo, interiore, è qualcosa di diverso, è un diario. Lui lo scrive proprio tenendo conto della sua vita. Quindi questo è un testo che gronda sangue da vari punti di vista, perché è un testo che mostra non solo la vita personale, ma anche la vita spirituale e il problema fondamentale, che è vero, noi possiamo chiamare peccato, ma in realtà è il tormento, è l'idea di agire e di sbagliare e chi è che ti giudica poi alla fine? Ecco, questa è la domanda fondamentale, come prendere una decisione e quanto quella decisione reale pesi. Quindi il peccato non è nient'altro che questo, un arrovellarsi sul problema del libero arbitrio.